La pioggia del 96 è una tra i giorni che gli studenti della seconda B dell'Istituto Sociobiologico Gravina di Crotone, guidati dalla docente Donatella Calvo, hanno inteso organizzare per non far dimenticare l'alluvione che nell'ottobre del 1996 ha provocato danni e morti nella città. È iniziata mercoledì con una mostra documentale sull'evento organizzata nell'ingresso del Palazzo Comunale e conclusasi stamattina con un convegno. A volere che l'iniziativa approdasse in comune, il dirigente scolastico Alberto Dettori. Ho promesso ai ragazzi che se il sindaco ne fosse stato, diciamo, disponibile, lo avremmo presentato tutta la trattazione, quindi le interviste, il lavoro che hanno fatto, lo avremmo presentato al comune di Crotone affinché la città non potesse dimenticare quelli che sono i guasti del maltrattamento nei confronti della natura. All'incontro hanno preso parte il sindaco Peppino Vallone, che ha elogiato l'iniziativa e auspicato che simili eventi non si ripetano più. Don Pino Cagliazzo, parroco di San Paolo Apostolo, che ha fatto realizzare il monumento in memoria delle vittime dell'alluvione e che nell'occasione ha presentato una sua pubblicazione sui 25 anni del quartiere Tufolo. Presente inoltre i familiari di due delle vittime, Italo Cicchetto, padre di Michela, e Pietro Pupa, fratello gemello di Paolo. Sicuramente iniziative come queste servono per non dimenticare, perché sappiamo bene, io l'ho già detto in un articolo precedente, che questa è stata una tragedia dimenticata. Abbiamo visto che nell'ultima ricorrenza che c'è stata, alla messa che è stata celebrata nella parrocchia delle Carmine, sono state assente tutte le istituzioni, e quindi è una cosa che fa un po' male, perché un evento così tragico, dimenticarlo troppo presto fa male veramente, soprattutto per chi è stato colpito personalmente, che ha perso una persona cara. La manifestazione ha visto una grande partecipazione sia alla mostra sia nella fase conclusiva con l'aula consiliare gremita.